Una cosa resta da dire, e cosa vuol dire poi in concreto quel convertirsi a lui? Abbiamo detto cambiare testa, per cambiare cuore, per cambiare vita, per poter tornare a casa, ma questo cambiare testa e cambiare cuore, quello è di chi? Nel concreto quotidiano. Versetto 8-9. Dice il Signore, i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Le mie azioni non sono le vostre azioni, le mie vie non sono le vostre vie. I miei pensieri e i vostri, il mio modo di agire e il vostro sono distanti tra loro come il cielo è lontano dalla terra. Tradotto in linguaggio spicciolo, qual è la condizione base, essenziale, fondamentale, perché tutte queste non restino solo pretese o belle parole e basta. Facilissima. Accettare Non pretendere di costruirci Dio a nostra immagine e somiglianza, non pretendere di insegnargli quel che deve fare, quel che deve dire, quel che deve pensare, non volergli insegnare cosa che conta di più, cosa che conta di meno. No, vuol dire, mentre fai di tutto per migliorarla, se ce n'è bisogno, quel tanto che non riesci a migliorare, a cambiare, perché non tutto dipende sempre da noi appena, è vero o no? C'è quel che dipende da noi, quel che non dipende da noi. Per quello che non dipende da noi, o che comunque, anche se dipende da noi, non riusciamo a dire, Signore, mi fido di te, che tu hai un progetto di salvezza su di me, te lo metto in mano. Far diventare croce il negativo. Quindi, mentre facciamo di tutto per, accettando Lui, questa è la risposta di chi dice, io voglio prendere Cristo come fondamento della mia vita. Mentre faccio di tutto per affrontare e risolvere il problema sul piano umano, quello che è possibile, cerco di farlo tutto nel giusto, e se poi o non riesco a fare tutto quello che io dovrei fare, perché magari è mia, o perché no, qualcun altro mette i bastoni tra le ruote, eccetera, eccetera, si mette a te, mi fido di te, affido a te di arrivare a risolvere il problema a modo tuo, mi fido di te, che non è così facile, è vero o che agire, mettersi in no? Cioè, posizione di di accogliere. accoglie, sì, è quello. Cioè, da parte mia faccio tutto quel che è possibile per quel che dipende da me risolvere il problema. Proprio per quel che non riesco o che non dipende da me, la difficoltà è mettersi nelle sue mani e dire comunque mi fido di te anche se non vedo cambiare niente, anche se in un momento devo solo mandare giù, può succedere in certi momenti, o tira la cinghia, tira la carretta, eccetera, eccetera. Che non è facile, non è facile per niente. Questo accettare Dio per quello che è. Nessuno ha Dio in tasca. E lui rifiuta di lasciarsi mettere in tasca, né dal Papa, né da Don Pierino, né da Tucci Otero. È inutile. E la sa. Se lo consigli vuol dire che non ti fidi di lui. Non è che è il problema. E voi sapete perché ha creato la donna per ultima nella creazione, né? Perché non voleva chi la consigliava mentre creava. È chiaro, signori? Dopodiché, bene, allora, se tutto questo è chiaro, voi tornerete a casa, finisce poi così. Le ultime parole, le ultime battute, tornerete a casa. L'impossibile per voi è già garantito. È già in atto addirittura, anche se chi l'ascolta non vede niente al momento. Per lui è già che ormai, più o meno, insomma, che sempre deve fidarsi. Bene, signori? E così concludiamo la nostra piccola ricerca su questo profeta, che per me è uno dei profeti che toccano i vertici maggiori dell'Antico Testamento e di cui non conosciamo neanche il nome. E come diceva Umberto Eco, e della rosa non si è più mai il nome. Eh? Di questo profeta che doveva essere davvero un omino di quelli super, non è rimasto neanche il nome.